Pomeriggio, oggi preparo zucchine arrostite, semplicissime, anche se siamo a luglio, che fa molto caldo, che cosa non si fa per i figli, per accontentarli? Ecco qui, queste sono le zucchine, queste già le ho lavate, le ho tagliate le due estremità, adesso le faccio a fettine e le arrostisco. Ecco, praticamente le ho tagliate di circa un centimetro, non li fate troppo sottile perché si bruciano e nemmeno troppo doppio perché ci vuole troppo tempo per cuocere. Adesso li mettiamo tutti in fila e li cuciniamo. Io li giro quando si incominciano a fare un po' grigliate. Un segreto, mentre cucino le zucchine, sapete che faccio? Ecco qui, mi metto sotto al fresco fuori al terrazzo e respiro un po' di aria fresca e poi ogni tanto le vado a girare. Ecco, sono pronte, metto il sale, metto aglio a pezzettini e peperoncino. Metto una bella quantità di mentina, spruzzo un pochino di olio extravergine di oliva con lo spruzzino. Ho appena finito di preparare le zucchine arrostite in padella. Se volete vedere la ricetta come le ho preparate, potete vederla al video di prima. Praticamente adesso sono pronte, inserisco un pochino di sale quando basta, poi metto un bel pizzicone di origano profumatissimo, questo è paesano, poi potete aggiungere qualsiasi tipo di origano. Io ho la possibilità che c'ho l'origano paesano. Poi verso una bella quantità di olio extravergine con lo spruzzino, così va un po' dappertutto. Poi metto anche l'aceto di mele. Questo è aceto di mele, profumatissimo, buonissimo. Mi trovo una meraviglia, specialmente il periodo estivo. Poi ho fatto un preparato di no, basilico, perdonatemi, mentina fresca, aglietto e peperoncino, tutto dal mio terrazzo. E ho la possibilità e l'ho preparato. Ecco, adesso li divoro fuori al mio terrazzo. Con questo caldo li faccio rinfrescare un po' e li mangio con un pochino di carne. L'ultimo spruzzatina di olio, tocco finale, si sono raffreddate e ci metto l'ultimo spruzzo di olio extravergine d'oliva. E che buone! Buon appetito a tutti e grazie che mi avete seguita fino a qui.